Signore e signori, buonasera. In questo momento scuso per non essere presente il Presidente della Pubblica Assistenza di Siena, il quale sta comunque arrivando, era fuori e quindi non ce l'ha fatta. Semplicemente per portare il saluto della Pubblica Assistenza di Siena, che ha collaborato alla realizzazione di questa mostra, che è realizzata da un nostro dipendente, un dipendente della Pubblica Assistenza, Gianluca Pizzichi. Personalmente posso solo dire che è stato un piacere collaborare con Gianluca e realizzare questa esposizione, credo abbia un grande valore. Ma meglio di me su questo ci dirà qualcosa Mauro Civai, che è stato chiamato a presentare la mostra. Io saluto tutti, il dirigente scolastico, l'assessore alla cultura della provincia, quindi abbiamo, come dire, un pubblico molto qualificato e molto importante. E io, come dire, parlo in qualche modo anche come per il Comune di Siena, come responsabile di questi spazi dove abbiamo voluto ospitare questa mostra, che nasce poi fondamentalmente da un contatto, da uno spirito e da un rapporto di collaborazione molto intenso che c'è tra l'amministrazione, tra la pubblica assistenza, appunto, anche, da cui è scaturita anche l'idea di poter presentare queste foto di Gianluca Pizzi. Gianluca Pizzi è nel suo settore una figura nota, nonostante la giovane età, è molto attivo e molto presente nella pubblicistica locale, nelle riviste più prestigiose, che dell'immagine proprio fanno la loro specificità e il loro target. Nonostante questo, nonostante io conoscessi alcuni suoi lavori, non avevo mai avuto l'occasione di seguire con attenzione e con appunto un così ampio repertorio di quello del suo lavoro. Vi posso, come dire, in questi casi c'è poco da dire se non da ringraziare tutti quelli che hanno naturalmente contribuito a che questa cosa venisse realizzata così bene, e ognuno trarrà da queste immagini tutte le impressioni che sarà in grado di ricavare, darà il giudizio naturalmente che vuole dare, nel senso che quando si inaugura una mostra d'arte, credo che una mostra fotografica con queste caratteristiche sia inevitabilmente e necessariamente una mostra d'arte, poi le opere parlano in genere da sé a ognuno. Però ecco, vi voglio rapidissimamente comunicare quelle che sono state le mie impressioni, non da specialista, perché non sono uno specialista della fotografia, ma da vecchio appassionato, da vecchio cultore di questa disciplina. Io, che poi naturalmente questi concetti sono riassunti nelle poche righe, insomma, che ho scritto nel DEPRE, che accompagna questa mostra, e che mi ha sorpreso in qualche modo il cogliere nel lavoro di Gianluca una capacità, che è una capacità abbastanza rara, cioè dire, voi vedete questi soggetti che sono ritratti nelle fotografie che noi abbiamo la fortuna di vedere presenti molto vicino a noi, quindi nel massimo del nostro territorio, sono soggetti molto noti in qualche modo, molto fotografati, direi tra i più fotografati e tra i più ambiti dai fotografi, appunto, e tante volte magari fanno dei viaggi anche lunghi per venire qui a scattare delle foto nelle crete o nei pianti o comunque in questi paesaggi così suggestivi, così evocativi, così ormai noti e presenti in tutti i film, in tutte le pubblicità e tutte le cose. Non è semplice trovare, accostarsi a queste cose, specialmente per un senese che ha l'occhio, diciamo, inquinato in qualche modo dalla bellezza e dalla ricchezza e dal numero elevato delle immagini, accostarsi a questi soggetti con un occhio invece, diciamo così, tra virgolette merce, cioè non appunto aggravato da troppe remore precedenti. Ecco, io ho colto invece l'occhio di Pizzi proprio questa
fanciullezza, questa spontaneità in qualche modo un po' primitiva, come se appunto ci fosse anche davanti a degli soggetti così noti, così qualche volta direi addirittura, e possono sembrare addirittura banali in qualche modo, questa capacità invece di stupefarsi come fosse la prima volta, di meravigliarsi e vedere come se fosse la prima volta, che si vede. Credo che questa caratteristica sia quella che comunque debba maggiormente risaltare tra quelle che si possono vedere al di là di una furberia, voglio dire, o di un viraggio o di un accorgimento tecnico che riesce magari a far risaltare un colore o comunque a rispondere a quelle che sono le regole, insomma, dei primi piani, dei campi lunghi e quant'altro. Io credo ci sia proprio questa capacità che lui ha messo in campo e che però non è una cosa che non si impara, ma che viene o ci sa o non ci sa, e lui evidentemente ce l'ha, che riesce a fargli interpretare un soggetto diversamente da qualsiasi altro. Per cui io vi invito a vedere la mostra e vi invito a riflettere un attimo se su quello che ho detto e poi di dirmi se ho detto, vuol dire, qualcosa che può essere condiviso oppure no. Grazie a tutti e grazie soprattutto a Gianluca. Io siccome non so parlare, io pubblico, quindi mi sono ieri sera a mezzanotte e mezzo l'una preparato il fogliettino per esprimere quello che posso. Allora ve lo leggo se non vi dispiace, perché siccome non sono veramente bravo, sapevo che mi sarebbe toccato questo difficile compito di dire qualcosa, ed essendo parecchio confusionario, assolutamente non abituato a esprimermi davanti al volto pubblico, chi c'è? E meno male, perché ho paura che non ci fosse nessuno, mi sono preso questo fogliettino per cercare di toccarmi tutto quello che dovrei dire. Innanzitutto, sarò breve, anche se dovrò ringraziare, se posso, se mi posso permettere di fare ringraziamenti, c'è da farne tanti, una varietà di persone alle quali ho potuto realizzare il sogno, questo sogno di presentare queste opere nel contesto del comune dove sono nato e vivo. E così facendo spero di aver saputo rendere omaggio a questa terra che per me, a detta di molti, non esiste in altra parte del mondo. Per quanto riguarda la mostra, le foto esposte, sta a voi esprimere le vostre impressioni, a farmi domande magari semplici. Piano. Premettendo soltanto che questo è il mio modo di fotografare. Intendere la fotografia, tutti i miei paesaggi sono così, non per casualità o per obiettivi sfocati, come dice qualcuno, ma dettati dalla necessità di esprimere le mie emozioni, trasformando i miei scatti in quelli che possono permettermi di definire quadri impressionisti. Io vorrei ringraziare in primo luogo mia moglie, che con il suo amore... a compensare la volatilità del mio animo artistico, testa tra le nuvole, ha saputo aiutarmi a spronarmi per la realizzazione di questo progetto, che senza di lei sarebbe ancora chiuso in un cassetto. Il Comune di Siena, per aver patrocinato la mostra e avermi concesso questi magnifici e prestigiosi spazi, con in primo luogo Mauro Civai, per avermi sopportato, soprattutto perché è difficile sopportarmi, lo so. La Pubblica Assistenza di Siena ha collaborato a questa iniziativa, soprattutto nella persona dell'amico Giampiero Bonelli, senza il quale proprio veramente non saprei proprio da che parte rifarmi, a cominciare. Gli sponsor, la Toro, la ditta Pantera di Colle, la Palestra Gimica, la Canon, e qui dovrei ringraziare, se c'è presente, non so, la Fotottica Moderna Gabriele Fanetti, l'azienda agricola di Villa Sesta, la Catoni Associati per la grafica delle locandine e manifesti, mia zia Pia. Per il buffet, gli amici Daniele Lucia, Mauro Agnesoni che è qui presente, Mauro Guerrini che è là, e altri. La mia più sincera riconoscenza a voi presenti per l'affetto che avete dimostrato, accettando il mio invito, vi auguro un piacevole per l'istante. L'ha detto lei, per l'istante e volatilità.